TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TG Live qui al canale 88 del Digitale Terrestre su Teleregione Live. Telegiornale che si apre con la cronaca perché c'è stato un vasto incendio nella notte che ha coinvolto 3 mezzi meccanici nel piazzale di sosta in un cantiere della Sassari Olbia. Gli inquirenti non escludono il dolo, ma sentiamo i dettagli da Daniela Stara. Questa mattina il fumo esce ancora dalla carcassa di uno dei 3 mezzi meccanici bruciati nella notte nell'incendio di vasta entità, partito intorno alle 23:30 di ieri nel piazzale di sosta del cantiere della Sassari Olbia, nel lotto che ricade sul territorio del comune di Berchidda al confine con quello del comune di Oschiri. Sono andati distrutti una mini pala, un autocarro e un trattore con semirimorchio della ditta Vitali, appaltatrice per lo svolgimento dei lavori sulla nuova strada a 4 corsie. A spegnere il rogo sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Ozieri che hanno lavorato per circa un'ora con diversi mezzi prima di avere ragione delle fiamme e provvedere alla bonifica della zona interessata. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Berchidda. Tutte le strade sono aperte, non si esclude l'atto intimidatorio. Le analisi sui mezzi e sul terreno circostante dovranno stabilire se si sia trattato o meno di un incendio di origine dolosa. Cambiamo argomento per occuparci di continuità territoriale. Sulla rotta Olbia-Milano-Linate, appena aggiudicata nel bando per la continuità territoriale della regione in vendita da parte della compagnia Aereo Italia, è emerso un problema. A segnalarlo è la FIAVET, l'associazione che riunisce le agenzie di viaggio. Chi non è in possesso di una carta di credito, spiega il presidente regionale Gianmario Pileri, non potrà utilizzare altri canali di acquisto come le agenzie di viaggio. In questo modo non soltanto le agenzie perderanno le commissioni di circa 10 euro a biglietto, ma non potranno servire le migliaia di persone che hanno un servizio diretto soprattutto per quanto riguarda la variazione dei voli e le cancellazioni. La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie, afferma, è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata. E di questo si discuterà in un aggiornamento un'ultima ora, si discuterà proprio domani sera a Cagliari e sarà presente il responsabile regionale della FIAVET, Gianmario Pileri, direttamente a colloquio con l'assessore regionale ai trasporti. La cronaca giudiziaria ci porta a Tempio Pausania, dove si è svolta la 6ª udienza del processo per presunta violazione sessuale di gruppo nel quale è coinvolto Ciro Grillo. Sentiamo com'è andata da Gian Domenico Mele. Udienza importante quella in corso di svolgimento nel processo che vede imputati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e suoi amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Sono stati sentiti nelle aule del Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania i genitori della studentessa italo-norvegese che 3 anni fa denunciò di essere stata stuprata da Ciro Grillo e suoi amici. Testimonianze importanti anche per capire qual era lo stato d'animo della ragazza al rientro dalla sua vacanza in Sardegna. La madre della ragazza italo-norvegese presunta vittima di violenza sessuale avrebbe denunciato il forte stato di stress psicologico al quale sarebbe stata sottoposta negli ultimi mesi. Durante la testimonianza davanti al procuratore Gregorio Capasso, la madre della presunta vittima ha raccontato gli effetti psicologici sulla figlia dopo la vicenda. Non riesce più a dormire con le luci spente, ha bisogno di avere sempre la luce accesa, avrebbe dichiarato la donna, con la quale era presente il marito e padre della ragazza, durante l'udienza nel tribunale di Tempio Pausania. Una dichiarazione che si inserisce all'interno di un racconto nel quale è stato al centro della scena lo stato emotivo della ragazza italo-norvegese. Andrea Vernazza, avvocato di Ciro Grillo, ha rilasciato una breve dichiarazione dopo una pausa dell'udienza nella quale è stata sentita come testimone la madre della presunta vittima per violenza sessuale. Lei dice quello che le ha raccontato la figlia è un attest del relato. Il problema dello stress della ragazza verrà valutato attraverso documenti o altri elementi. Noi non dobbiamo confutare quello che dice la signora, ma quello che racconta la figlia. I lividi sul corpo sono stati già chiariti dalla testimonianza dell'istruttrice di kitesurf nell'udienza precedente. Di diverso avviso invece Dario Romano, avvocato di parte civile che assiste la ragazza italo-norvegese, una testimonianza autentica con sofferenza e senza incertezze. E adesso parliamo della giornata mondiale di riflessione e preghiera contro la tratta di esseri umani, in occasione della quale la Congregazione delle Figlie della Carità ha tenuto a Cagliari un seminario formativo sui fenomeni migratori complessi e l'evoluzione delle forme di sfruttamento. L'ha seguito per noi Federica Portoghese.
In occasione della nona giornata mondiale di riflessione e preghiera contro la tratta di esseri umani, la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, unita al gruppo di lavoro del progetto Ellen Joy, ha dato vita all'iniziativa Camminare per la Dignità, un seminario formativo sui temi dei fenomeni migratori complessi e l'evoluzione delle forme di sfruttamento lavorativo. Questo progetto si occupa di integrazione, cioè offre assistenza e supporto agli migranti che arrivano sul nostro territorio, però facendo attenzione a comunicare con le varie anime che il Ministero dell'Interno e il Governo hanno posto al tema della migrazione. E quindi loro hanno un contratto con noi, un protocollo d'intesa con la Prefettura, in virtù del quale noi collaboriamo sia per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione irregolare, sia per quanto riguarda l'integrazione e l'accoglienza per l'immigrazione regolare. Le suore vincenziane da 20 anni realizzano nell'isola il progetto Ellen Joy per il sostegno e reinserimento sociale delle vittime della tratta. Lo sfruttamento di uomini e donne anche in Sardegna si è evoluto, con il ricorso dei trafficanti alla tecnologia informatica per adescare le vittime sulle reti sociali, diffondendo in internet false annunci di lavoro. In questi ultimi anni il focus si è spostato molto sullo sfruttamento lavorativo. E quindi stiamo accogliendo molti uomini che provengono da questa forma di sfruttamento. Sull'immigrazione clandestina, i dati registrati in Sardegna non sono allarmanti, ma il fenomeno è in crescita. Devo dire che la Sardegna è tra le regioni meno interessate dai flussi irregolari, anche perché molto spesso gli immigrati sono di origine nordafricana ed essendo francofoni cercano poi di attraversare la frontiera per andare in Francia. Ciò nonostante, in termini di numeri in assoluto, anche la Sardegna comincia ad essere interessata dal fenomeno migratorio. E restiamo a Cagliari, dove oggi c'è stata la consegna delle pergamene per 23 nuovi ingegneri del futuro che hanno partecipato a due master organizzati dal Distretto Aerospaziale della Sardegna in collaborazione con CRS4. Ci dice tutto Mauro Loddo da UTG. Sono 23 i nuovi ingegneri del futuro che oggi a Cagliari hanno concluso ufficialmente il loro percorso di specializzazione nei due master organizzati dal Distretto Aerospaziale della Sardegna e in collaborazione con il CRS4, il centro di ricerca del Parco Scientifico e Tecnologico dell'Isola. I percorsi formativi sono stati finalizzati ad arricchire competenze specialistiche legate alle attività aerospaziali o a quello di diffondere la cultura della sicurezza. Coinvolti nei due master altamente formativi, 23 partecipanti di ingegneria meccanica dell'Università di Cagliari che hanno ricevuto una borsa di studio da 1000 euro a completa copertura del percorso formativo. Sono due offerte formative concepite con l'ausilio di importanti contributi che arrivano a livello continentale e in particolare mi permetto di ricordarne due: il professor Mario Caligiuri della Università della Calabria e il professor Paolo Teofilatto di Roma La Sapienza. Insieme a questi due colleghi che hanno dato un contributo particolarmente rilevante, ovviamente tanti altri che sono riusciti a trasmettere per un anno, da novembre 2021 a novembre 2022, tutta una serie di competenze. Il prossimo passo sarà quello di riproporre i corsi di studio replicando l'elevato livello di docenza, dando la possibilità a nuovi studenti di poter accedere alle borse di studio. Investire nell'alta formazione è importantissimo, fondamentale, perché l'alta formazione è quella che costruisce poi i mestieri del futuro, le professioni d'eccellenza, quelle peraltro che ci chiede una nuova economia basata su questo tipo di innovazioni, su nuove tecnologie, su un'economia che cambia anche i nostri giovani. E ora la politica in Consiglio regionale ha iniziato l'iter del collegato alla finanziaria. Si prevedono però tempi lunghi per la sua approvazione. Il servizio è di Bruno Ghiglieri. Dopo il via libera alla legge finanziaria, ha inizio in Consiglio regionale l'iter del collegato alla manovra. 23 articoli divisi in 6 settori che comprendono norme ordinamentali e modifiche ad alcune leggi regionali, finalizzate a rendere più facilmente spendibili le risorse pianificate nella finanziaria. Martedì prossimo il presidente della Commissione Bilancio, Stefano Schirru, dovrebbe convocare i consiglieri per inoltrare la richiesta dei pareri alle altre commissioni, ma si attende la pubblicazione del testo sul Buras e i tempi non saranno brevi.
I settori di intervento del collegato sono agricoltura, beni culturali, spettacolo, sport, ma anche sanità, politiche sociali, ambiente e lavori pubblici. Le risorse disponibili non sono molte, ma la legge dovrebbe dare compimento ad alcuni interventi rimasti fuori dalla manovra di bilancio. Tra le norme contenute anche quella che dovrebbe ripristinare i consigli di amministrazione negli enti regionali. Il primo articolo del testo contiene invece una disposizione che consentirà al presidente della regione di nominare i componenti del suo ufficio di gabinetto per decreto e senza passare prima per una delibera di giunta. Tra i correttivi ci sono modifiche che puntano a facilitare i pagamenti alle aziende del comparto agricolo da parte delle agenzie regionali. In materia di sanità, presenti alcuni aggiustamenti della riforma che ha creato le 8 aziende sanitarie locali. E ora la cronaca, un'auto si è scontrata contro un treno dell'ARST in località Birdis, alla periferia di Silanus, a metà pomeriggio. Illesa la conducente della Volkswagen, una donna di 61 anni di Silanus, così come il macchinista e i passeggeri del treno che viaggiava sulla linea a scartamento ridotto Nuoro-Macomer. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la causa potrebbe essere dovuta a una disattenzione, ma anche all'assenza di una sbarra di protezione del passaggio a livello che i cittadini di Silanus in effetti richiedono da tempo. Ci fermiamo, una piccola pausa e poi di nuovo qui.